elementi che sono emersi nel corso della mattinata. Uno è l'adesione a un procedimento conferendo procura ad un terzo soggetto, normalmente l'avvocato, e quindi l'assenza fisica delle parti che conseguentemente verrebbero meno coinvolte nel procedimento, avrebbe filtrato quello che è il ruolo dell'ascolto attivo, dell'esplorazione dei veri bisogni delle parti, per il quale il mediatore dovrebbe davvero rappresentare quel valore aggiunto che è la negoziazione assistita e i tentativi di raggiungimento di accordi transattivi prima della negoziazione assistita non hanno mai avuto. E questo riguarda il problema dell'avveramento della condizione di procedibilità secondo le prime sentenze che già stanno giungendo e che stanno consolidando giurisprudenza. Allora, diversi tribunali si sono espressi circa il non avveramento della condizione di procedibilità laddove le parti non erano fisicamente presenti. E questo perché i giudici iniziano ad invocare una parte letterale del novellato 28, novellato alla legge del 69 dello scorso anno, che prevede che le parti siano presenti con i loro avvocati. Il decreto legislativo 28 del 2010, modificato dal decreto del fare, attualmente in vigore. In questo contesto noi abbiamo letteralmente che le parti per avverare la condizione di procedibilità devono essere presenti unitamente ai loro avvocati. È chiaro che nasce un problema di distinzione tra il soggetto giuridico e cioè la persona giuridica e la persona fisica, dove non si riesce a capire quale sia la parte presente in mediazione. Quando la parte presente in mediazione è una banca, ad esempio, o un'assicurazione, è inevitabile che manda per procura il proprio legale, no? Allora, attenzione a questo aspetto, il rischio di non vedere avverata la condizione di procedibilità, nonostante si sia di fatto investito tempo e denaro in un procedimento di mediazione, ancorché coperto parzialmente o totalmente dal credito d'imposta, quando le parti non sono presenti. Ed ecco che qua c'è la responsabilità. Tribunale di primo grado, diverse andate nella sezione ICAF sentenze e là dentro voi troverete nell'ultimo anno le prime sentenze, tra le quali interessanti Massimo Moriconi, col quale ho avuto il piacere di condividere il tavolo di presidenza in Senato in occasione dell'inaugurazione dell'anno della mediazione l'anno scorso a settembre, e che è veramente un sostenitore del procedimento di mediazione delle tecniche ADR, e che, se andiamo a guardare lo storico delle sue più recenti sentenze, è molto attento alla sanzione in capo alle parti che vivono in maniera formale e non sostanziale il momento della mediazione. Quindi fortunatamente si sta creando una giurisprudenza che è favorevole all'istituto della mediazione. Questo relativamente all'avverarsi o meno della condizione di procedibilità. L'altro aspetto invece, cioè il comportamento passivo di alcune tipologie di controparti, sempre meno frequentemente gli istituti di credito. Credo che il trend invece non possa che rilevarsi come sostanzialmente costante nei confronti dell'assicurazione. Lo era in passato per gli enti pubblici e le pubbliche amministrazioni, la circolare 9 del 2012 invece ha favorito il miglioramento del trend. Comunque ci sono determinate categorie di controparti che non partecipano al procedimento di mediazione. Ecco, diversi tribunali, sempre in primo grado, stanno cominciando ad applicare la condanna per lite temeraria. Quindi il comportamento stragiudiziale delle parti è qualcosa che veramente assume un valore importantissimo. Nel momento in cui ci si serve della mediazione come mero strumento per superare la condizione di procedibilità, che è il ricorso alla mediazione che a me piace meno, ma che esiste, o nel momento in cui si ricorre alla mediazione come strumento scelto per risolvere i propri conflitti, che, questo è fondamentale, lasciano allo stesso modo e con pari dignità effetti nel giudizio. Sia il comportamento stragiudiziale delle parti, sia gli effetti della proposta sono identici nel caso delle materie obbligatorie e nel caso delle materie non obbligatorie quando si ricorre alla mediazione. E l'unica differenza, unica, è l'automatismo della sanzione per la mancata adesione, che attiva o meno l'addebito di una sanzione pari al contributo unificato previsto. Conseguentemente,
quelle controparti che partecipano all'incontro di, al cosiddetto incontro di programmazione a solo scopo di dire io c'ero e non puoi addebitarmi la mancata adesione, portano con sé i rischi del comportamento stragiudiziale e degli effetti della proposta, perché per me è importante ricordare a tutti che ai sensi dell'articolo 7 del decreto ministeriale 180 gli organismi di mediazione all'interno dei propri regolamenti possono prevedere che in assenza di una o più parti la parte istante vada avanti nel procedimento sino anche al raggiungimento della richiesta di formulazione della proposta, proposta che lascia i medesimi effetti nel giudizio rispetto a quelli che avrebbe avuto in presenza di tutte le parti al tavolo negoziale. Conseguentemente è fondamentale considerare che la mediazione sempre di più è considerata dai giudici sulla base della più attuale giurisprudenza avverata nella sua condizione di procedibilità non quando si è tenuto l'incontro di programmazione ma quando si è esperito il tentativo. Ora avviene questo, che l'incontro di programmazione, e con questo concludo, lasciando immediatamente spazio alle domande perché il tempo è sempre tiranno, l'incontro di programmazione è l'incontro nel quale il mediatore rappresenta le caratteristiche del procedimento e valuta con le parti, articolo 8, comma primo del decreto 28, la possibilità di addivenire ad un accordo nell'ambito del procedimento, non la volontà. Quindi le parti non sono chiamate ad esprimersi circa la volontà di proseguire o meno. Le parti sono chiamate ad esprimersi circa la possibilità, il cui contrario è l'impossibilità, di valutare ipotesi conciliative della controversia nell'ambito del procedimento di mediazione. È evidente che laddove sia impossibile valutare per mancanza di una parte, penso a una divisione di un bene immobile, manca una parte e conseguentemente qualunque accordo io possa abbozzare o prendo la parte che manca, scusate il termine, per i capelli, perché la vado a prendere con la proposta, però c'è una buona probabilità che questa non l'accetti, non essendo nemmeno presente, quindi nemmeno in quel caso ci sarebbe l'impossibilità oggettiva, ma la bassissima probabilità semmai. Quindi davvero i casi in cui la possibilità non ci sia di addivenire ad un accordo in mediazione sono casi molto remoti e in tal caso le parti che attestano l'impossibilità devono rappresentare a verbale i motivi per i quali ritengono impossibile, perché non vedo difficoltà per il mediatore che ha tutte le parti concordi nel ritenere impossibile il raggiungimento di un accordo, fa un verbale negativo e dopo 5 minuti è conclusa la mediazione. Entro nell'imbarazzo che io personalmente prima persona ho vissuto in diverse occasioni del mediatore che ha 4 parti davanti, 2 che dichiarano di voler proseguire e 2 che dichiarano di non voler proseguire, ed è lì il mediatore che deve fare il ruolo per il quale è stato incaricato, ovvero amministrare un procedimento di mediazione ai sensi del decreto 28, che prevede come sua prima missione, dopo aver rappresentato le caratteristiche del procedimento, il cosiddetto monologo iniziale del mediatore, che a me piace molto poco, dovrebbe essere un dialogo con le parti circa le caratteristiche del procedimento di mediazione, ma immediatamente dopo valutare con le parti la possibilità. O il mediatore valuta la possibilità, o se il mediatore è supino alla volontà delle parti, il mediatore non sta facendo il suo lavoro rispetto al mandato che gli è stato conferito. Ciao. E oggi molti procedimenti di mediazione vengono fatti fallire o strumentalmente nella fase della programmazione o per incapacità del mediatore di fare il proprio lavoro. E lo dico come responsabile dell'organismo di mediazione e direttore scientifico di ente di formazione. La formazione del mediatore e la sua capacità di interagire a pari dignità con i professionisti che sono seduti al tavolo negoziale è determinante per il successo della mediazione. Altrimenti, in primis, è destinata a fallire la singola mediazione e in un secondo momento l'istituto a danno degli interessi e della tutela delle parti, che invece hanno ben motivo di credere che nell'istituto della mediazione si possa risolvere la più ampia percentuale delle controversie stanti nel novero del diritto civile disponibile. Bisogna combattere ad armi pari. Esatto, io con questo, se i colleghi relatori non hanno nulla da aggiungere, invitandomi invece a completare se qualcosa che dovesse mancare, lascerei spazio alle domande, anche perché, non ripeto, il tempo è sempre meno disponibile.